in questo numero di Pet News Magazine. Alimentazione del gatto, miti da sfatare. Goat Yoga, la nuova frontiera della pet therapy. I daini del Delta del Po. Il micio è schizzinoso, non mangia la sua pappa, è inappetente, preferisce le lucertole e i piccoli insetti al menù casalingo, le crocchette poi le odia e opta per il cibo umido. Quanti problemi ha il nostro gatto con la dieta quotidiana, quante cose si dicono in merito, come ad esempio che la pappa deve essere lasciata sempre a disposizione. Niente di più sbagliato, con non pochi problemi di gestione. I gatti sono tra gli animali più abitudinari e questa caratteristica si evidenzia anche nelle loro scelte alimentari. Potremmo definirli dei neofobi perché non amano le novità e quando viene offerto loro un cibo non assunto in precedenza, la consueta reazione è disinteresse fino alla completa inappetenza. Il consiglio degli esperti è dunque quello di far provare ai soggetti giovani diversi alimenti così che da adulti non diventino estremamente selettivi o monotematici. Il rischio in questo caso è quello di non poter introdurre cibi curativi all'occorrenza. In ogni caso è bene ricordare che qualsiasi cambiamento di dieta dovrebbe sempre avvenire in modo lento e con piccole quantità mischiate al cibo solitamente assunto e prediletto. La nuova frontiera della pet therapy è fare yoga con le capre. In Italia si parla di doga, ovvero yoga con il cane, già da qualche mese. Negli Stati Uniti ad oggi spopola una nuova moda che si chiama Goat Yoga ed è lo yoga con le capre. Ad inventarlo sarebbe stata una mamma nello stato americano dell'Oregon. La signora titolare della fattoria, no regrets, nessun rimpianto, forse proprio per sottolineare la sua volontà di non ritornare alla vita metropolitana, alleva dolcissime caprette nigeriane, specie particolare di capra molto socievole con gli uomini. Durante una festa di compleanno con i bambini, linea stretta amicizia con un'altra madre, insegnante di yoga in un paese vicino. Lo yoga con le capre aiuta ad uscire dalla depressione, porta via stress e ansie. Sono circa un migliaio i daini che abitano il parco del Delta del Po a cavallo tra le pinete di Classe e di Volano, un territorio per certi aspetti incontaminato e ricco di specie vegeto-arbustive, oltre che di animali selvatici che siglano la biodiversità dell'ecosistema. I daini in questione vennero importati nella zona da altri territori senza considerare l'interferenza che ne poteva conseguire con gli abitanti delle zone colonizzate. Gli esemplari che vivono nel parco sono ora considerati una specie aliena e non contemplata nell'habitat che è stato loro assegnato. Gli ungulati sono stati introdotti nel parco tra il 1970 ed il 1990, non sono quindi una specie autoctona della zona ma alloctona, cioè non originaria del territorio ma derivante da altri comprensori.